Ciao a tutti, sono Super Diego Killer, sono un po' emozionato perché ho appena aperto il mio canale e quindi da come avete visto il sigillo di Oricalcus che faccio rivedere, in questo canale metterò un po' di video di Yu-Gi-Oh!, magari farò anche qualche guida di vecchi giochi tipo di Pokémon, altre cretinate varie e come potreste vedere magari chi potrebbe seguire il mio canale, vedrà che questo non è il primo ma è il secondo video, perché ho messo il primo video di una cosa che vedrete poi, mi fa solo ridere solo a pensarlo. Vabbè, il primo video che farò, che sarebbe questo, non è solo un video di presentazione ma è anche un video che riguarderà Yu-Gi-Oh!, infatti oggi insieme a questa presentazione faremo la prima decklist, che è la lista del deck Atlantico, in pratica è uno degli ultimi deck usciti, che è abbastanza forte in certi casi. Va bene, iniziamo subito con mostrarvi questo deck. Allora, partiamo subito con il mostro più forte, che è la Poseidra, però io ci gioco il per 3 perché è veramente un mostro molto forte, si evoca sia normalmente sia specialmente, offrendo come tributo tre mostri di attributo acqua di livello 3 o inferiore, ed è veramente molto facile da evocare perché in questo deck avremo delle carte che ci faranno evocare molti mostri anche al turno, si parla tipo di 3-4 mostri al turno, quindi è molto facile evocare questo mostro, che poi ha anche il suo effetto che tributando questi mostri facciamo ritornare in mano tutte le carte mangiatrappola sul terreno, e poi fa diminuire l'attacco dei mostri in base a quante mangiatrappola abbiamo fatto ritornare in mano, se sono però 3 o più carte mangiatrappola fatte rimbalzare. E poi il 2008 è un mostro molto forte e quindi molto facile da evocare. Ok, ora passiamo ai 3 dragoni atlantici, che in pratica è un altro mostro forte che permette a tutti i mostri tipo serpente marino di livello 3 inferiore di attaccare direttamente, e lui è un 1008 che poi grazie a una carta magia terreno che vedremo dopo gli possiamo far ridurre di 1 il livello, e quindi anche lui può attaccare direttamente visto che è un serpente marino, e in più poi si aumenterebbe anche l'attacco. E poi, quando viene scartato per attivare l'effetto di un mostro acqua, aggiungiamo un mostro di tipo serpente marino dal deck, eccetto dragoni atlantici. Ed è un mostro veramente molto forte e molto utile, anche forse in molti altri deck. Poi passiamo a 3 soldati dell'abisso, che questo è il deck che ci permette di attivare gli effetti che mandano al cimitero, no? Per esempio l'effetto dei dragoni atlantici di prima. Una volta per turno, il soldato dell'abisso, possiamo scartare un mostro di attributo acqua e fare ribalzare una carta sul terreno. Appunto, questo effetto fa in modo che si attivino tutti gli effetti di quei mostri che dicono quando viene mandato al cimitero per attivare l'effetto di un mostro acqua. Anche la Poseidra può far attivare questi effetti. E poi il soldato dell'abisso è anche un buon attacco, visto che è un 1008. E poi passiamo alle 3 diva del mare profondo, che in pratica è la guida tour di questo deck, perché quando viene evocata normalmente possiamo evocare specialmente un mostro di tipo serpente marino di livello 3 o inferiore dal deck, e quindi possiamo fare Synchro, Xyz e poi evocare tanti mostri per poter evocare specialmente la Poseidra. Quindi mostro veramente molto forte. Poi passiamo a un altro mostro veramente importante, che sono le 3 fanteria pesante atlantica. Ha veramente tanti effetti questo mostro. Beh, ne avrebbe solo 2, però contano veramente tanto. Perché il primo effetto è che io posso evocare normalmente un mostro di tipo serpente marino di livello 4 inferiore in più. E poi se viene scartato per attivare l'effetto di un mostro acqua, distruggo una carta scoperta dell'avversario. È veramente molto utile
non giocatene due o una, perché è veramente troppo utile questo deck, questo mostro in questo deck. E poi passiamo al 3 squadra d'attacco atlantica, che in pratica è un mostro che si aumenta l'attacco se controlliamo mostri tipo pesce, serpente marino, tipo acqua diverso. È un 1004, quindi diventerebbe un 2002, molto utile per farlo attaccare diretto grazie all'effetto dei dragoni atlantici. E poi passiamo, due cecchini atlantici che se infliggono danno, quindi magari attaccando diretto, posso evocare specialmente un boss atlantico di livello 4 inferiore dal deck, eccetto cecchino atlantico. E poi quando viene scartata per attivare l'effetto del mostro acqua, posso distruggere una carta scoperta dell'avversario. Anche questo è un mostro abbastanza buono, ma io ne metto due per avere più possibilità per mettere altri mostri o altre carte. E poi terminiamo con due guerrieri di Atlantide che quando li scartiamo prendiamo le magie terreno, e in più sono dei 1009, sono molto buoni. La magia terreno che parlavo prima, e quindi finiti i mostri iniziamo le carte magia, è un oceano leggendario, ha due effetti, riduce di uno il... no, ha tre effetti, scusate, perché questa carta, il suo nome può essere anche considerato Umi, quindi magari per alcune carte tipo Levia, Dragone, Dedalo, quelle altre cavolate lì, che vanno a un cimitero, distruggi tutte le carte in campo, vabbè. Però comunque, passiamo ai due effetti più importanti. Riduce di uno i livelli di tutti i mostri acqua in mano e sul terreno di entrambi i giocatori, quindi la Poseidra diventerebbe dal livello 7 a livello 6, possiamo evocarla con un tributo solo. E un altro esempio, i dragoni atlantici diventa di livello 3, e quindi anche lui può attaccare diretto per il suo effetto. È veramente un mostro molto... è veramente una carta magia molto utile e molto forte, e in più aumenta l'attacco dei mostri di attributo acqua. Veramente molto utile, però ne gioco solo due. Come anche il per 2 del richiamo degli atlantici. Scegliamo tre serpenti marino di livello 3 o inferiore nel cimitero e li evochiamo specialmente. Molto utile per evocare la Poseidra, però stiamo attenti che il richiamo degli atlantici, quando l'attiviamo poi non possiamo più evocare specialmente mostri fino alla fine del turno. E quindi possiamo attivarla per esempio nel turno dell'avversario, ci teniamo questi tre mostricini. Poi magari se ce ne ammazzano uno ne possiamo evocare un altro e poi evocare specialmente la Poseidra. Poi, una riemersione, appunto per quel motivo solo per evocare facilmente la Poseidra, visto che scegliamo un pesce serpente marino acqua di livello 3, di livello 3 o inferiore nel cimitero, lo evochiamo in difesa, veramente utile. Poi, un recupero per prendere due mostri di attributo acqua di... attacco 1500 meno nel cimitero e raggiungiamo in mano. Un esempio, posso prendere la fatteria e la diva e fare praticamente la combo. Poi una murena dell'avidità, mischiamo due mostri acqua dalla mano del deck e peschiamo tre carte. Poi una sepoltura sciocca per buttare al cimitero la Poseidra, così ce l'abbiamo nel cimitero di primo turno magari. Una giada dell'avarizia per rimpolpare di nuovo il deck di mostri acqua, per esempio per avere almeno più mostri da evocare con la diva, un esempio, e poi per avere più mostri nel deck. Poi un tifone, una tempesta, buco nero e mostro resuscitato, le solite carte. Poi, finite le magie, iniziamo le trappole con due onde Poseidon. È veramente una carta molto utile da usare in combo con il richiamo degli atlantici, perché quando un mostro l'avversario dichiara un attacco, noi annulliamo l'attacco e infliggiamo 800 danni all'avversario per ogni mostro tipo pesce, serpente marino e acqua che controlliamo, quindi sarebbero 2400 danni totali in un turno senza che lui se ne accorge. Poi una prigione, un buco trappola senza fine, forza riflessa e giudizio solenne, che sono le solite carte di difesa. Ok, visto che abbiamo le dive nel mare profondo, possiamo fare Xyz e Sincro.
ovviamente, quindi giochiamo un bel extra. Che si parte da un drago polvere di stelle, drago rosa nera, che è veramente molto facile da evocare, perché è un livello 7, usando fanteria, diva e un serpente marino qualunque di livello 3, si può fare anche di primo turno, molto facilmente, se per caso abbiamo qualche problema. Poi, Catastor, o bibliotecario. E io, visto che non faccio quasi mai tornei, metto anche Brionac, visto che anche se è bandito, comunque con i miei amici io posso tranquillamente giocarlo. Però comunque sarebbe stato molto forte in questo mazzo, però purtroppo non ci danno questo onore di averne uno, come tipo a fino a settembre di quest'anno potevamo averne solo uno, quindi lo togliamo. Adesso iniziamo con le Xyz, che sono numero 39 Utopia, numero 16 Maestro Shock, veramente molto buono, visto che è uscito proprio da pochissimo nelle ultime tin. Permette, attaccando un materiale, scegliamo se non far più attivare le magie, o non attivare le trappole, o non attivare gli effetti dei mostri, ed è veramente forte, appunto, per evitare di far attivare le trappole all'avversario, che poi attacchiamo diretto con tutto. Poi, Zenmines, Leviatano, Elfo Brillante e Gacci Gacci. E così abbiamo finito il video. Come ultime cose dico che questo deck è veramente molto buono, gira abbastanza bene, e va bene, il primo video del mio canale è finito, vi saluto e vi do appuntamento nella prossima parte. Ciao a tutti!